il collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Adesso lei ha veramente esagerato. Cosa mi ha detto? Lo torni a ripetere? Che lei ha detto che non, noi non possiamo farli fare la loro... Non riesco a fare no, la mia ora lei, di... Lei lo può fare anche di più, ho detto. Non ha detto questo. Lei ha detto che io sono un incapace. Vada in camerata. Deciderà col preside i provvedimenti da prendere. Ok, prendo il libro però. Vada in camerata. Per lei la lezione è finita. Chiuda la porta e vada in camerata. Apo ha risposto molto male. Diciamo che ha mancato di rispetto, si è divertito un po' troppo. Nemmeno nell'altra sezione le cose vanno molto bene. E Rennes è ancora in piedi. Cos'è questo aeroplano? È veramente un'opera d'arte. Ma vola? Sì. Me lo fa vedere? Io sì, ve lo faccio vedere. Mamma che me ne frega, a sto punto lo lancio. No, volato male. Si alzi in piedi. Mettetevi tutte e due allineati. Sì, fammi compagno. Senza appoggiarsi. Orlando e Gabri, siamo più scemo. Altro che... Intanto, nell'altra classe, dopo l'uscita di Manfredi, il professor Zilli riesce finalmente a fare lezione. Come vedete, abbiamo una bilancia con due piatti. A questo punto, io decido di prendere delle caramelle e decido di versarle sul primo piatto. Che buono! Come facciamo a sapere quante caramelle stiamo acquistando? Tramite il peso e quindi... Allora, supponiamo che un chilo costi lire 500. Ah, sono un ladro di caramelle, sì. Adesso dobbiamo determinare il peso. Ci sono dei pesini. Provi a mettere 200 grammi. Io... E poi metto quella 100. Ecco, aspetti. Se noi togliamo qualche caramella... Si vuole darla a me? Ecco, ne tolgo un paio. Abbiamo determinato la grammatura. Buone. Non ne mangiavo da tanto. Quindi, questi sono i chili. Un chilogrammo... Qui. Li ho lanciati a qualche compagno perché facevano pena. Chilogrammo di zuccherini. Io ho dato una a lui. Che cosa sta facendo? Qua se si può rubare, si ruba. Con tutto il cibo di merda che ci danno. Quindi noi già a prescindere sappiamo... Intanto nella sezione A c'è qualcuno che vuole recuperare. Posso essere interrogato, professore? Sto pure già alzato, faccio prima. Signor Orlando, alla lavagna. Grazie. Mi dia pure un'equazione, una parabola. Cancelli bene tutto. Sì, ho cancellato. Guardi che è rimasto un puntino qua. Perfetto. Grazie, vado a posto. Non ci credo. Perfetto, va? È proprio stupido, ignorante, fare cose senza senso. Signorina Nobili. L'ho usato per cancellare. Tasto down. Ma cosa hai fatto? Tasto down. L'ha chiamato per cancellare, sì. Io giustamente per il dispetto ho preso il gessetto e ho scarabocchiato da tutte le parti là.